Salve amici, bentrovati sul canale. È un po' di tempo che manco, ma sapete com'è, tra lavoro, impegni, casa, famiglia, lavoro, casa, impegni, è un casino. Comunque siamo qui e torneremo anche con più frequenza sicuramente di questo recente passato. Oggi un video un po' diverso dal solito, perché cosa è successo? Ho riesumato il mio vecchio computer, sono andato un po' a vedermi quello che c'era salvato dentro, parliamo roba di diversi anni fa oramai, e ho trovato i miei vecchi salvataggi di Rome Total War e quindi adesso ve li mostrerò. Partite epiche, o perlomeno che lo erano per me in quei pomeriggi di tanti anni fa. Ci sarà da divertirsi e anche da rievocare per me, ecco, con un filino di nostalgia, un momento felice e spensierato del passato. Ma ora quindi bando alle ciance, andiamo al computer e vediamo le partite epiche, che almeno per me lo sono state, su Rome Total War. Premessa, prima di tutto, io giocavo principalmente all'espansione Barbarian Invasion, ed è quindi lì che andremo. Periodo storico, momento, situazione, queste invasioni barbariche, è un momento, come ho spesso già detto su questo canale, che mi ha sempre molto affascinato e molto interessato, quindi è lì che mi sono andato a cimentare di più. Eccoci nella prima partita che ho caricato. Questa è vecchissima, ragazzi, anni e anni fa. Questa è una partita con i Longobardi. L'anno è il 391 d.C. Il gioco comincia intorno al 360, se non ricordo male. Quindi è una partita anche abbastanza breve. Cioè non ho giocato tantissimi turni. E probabilmente cercando di emulare un po' la storia vera, con i Longobardi sono diventato fazione nomade prima. Poi mi sono calato, sono sceso insomma in Italia. E probabilmente nella smania in pochi turni di riuscire ad avere più province possibili, ho unificato l'Italia più una provincia in Pannonia, Aquincum, che probabilmente è stata una tappa intermedia del mio percorso, e già qui io personalmente noto alcuni errori che feci quella volta. Ragazzi, io non sono un giocatore pro di Total War, ho sempre giocato unicamente per divertirmi e sarà sempre così probabilmente, quindi però già posso notare alcuni errori. Ad esempio la religione è discordante, ci sono delle città pagane nel nord, più Roma e il sud sono invece cristiane. Questa disparità è un problema in Barbarian Invasion, che può dare moltissimi disordini con i turni a venire. Inoltre vedo che sì, ho cercato di lasciare almeno le città in attivo dal punto di vista economico, e però si vede che sta cosa è stata fatta in fretta, perché le città già si vede che non sono molto sviluppate come edifici, sono più o meno come le ho trovate quando le ho conquistate. Ho riparato probabilmente gli edifici danneggiati, ma non sono ben difese, perché ad esempio Tarentum è un nodo cruciale, perché ti sbarcano dai Balcani ed è completamente sguarnita. C'è soltanto un reparto, lo vedete, di contadini che ben poco possono fare in caso di assalto, anche se le mura sembrano buone. Stesso discorso per Ravenna, che è una delle prime città che si incontra quando si entra in Italia sempre dai Balcani, e ho concentrato chissà per quale ragione le mie forze a Roma, probabilmente per una questione anche di ordine pubblico, e a Mediolanum per scongiurare con ogni probabilità un tentativo da parte dell'Impero d'Occidente di rientrare in Italia. È una fazione abbastanza difficile, secondo me, i Longobardi, da giocare, perché sei nel pieno delle migrazioni, hai fazioni molto forti vicino come Vandali, Goti, anche Alemanni e gli Unni lì, quindi devi migrare oppure devi spostarti nella zona, diciamo, dell'attuale Germania. Ecco, una partita comunque molto interessante. Vediamo un altro salvataggio. Ecco qua, giustamente dopo i Longobardi è il turno dei Franchi, e anche in questo caso la situazione è diversa, perché la partita è più avanzata, siamo qualche turno più avanti rispetto a prima, e abbiamo una situazione, diciamo, di espansione territoriale molto diversa. Guardate la mappa qui in blu, il nostro impero dei Franchi, che tra l'altro ricalca abbastanza anche quello che fu di Carlo Magno, ma perché comunque, ragazzi, sono i Franchi, è lì che vai a parare.
fare, nel senso devi entrare in Francia, devi approfittare della debolezza dei romani e sfondarli letteralmente in questa zona. Vedo che ci sono anche, sempre dal punto di vista dell'espansione, delle cose un po' no sense, tipo scavallare la Gran Bretagna andando direttamente in Irlanda. Non so quale fosse la ragione, sospetto che in questa zona ci sia stato il problema delle invasioni, non solo dei romani che tentano di riprendersi le città, ma anche dei Celti. Pitti, credo che li riassuma interamente in Celti, senza troppi problemi, pronti inesorabilmente a sbarcare sulle coste dell'attuale, insomma, della Bretagna. E abbiamo in nostro possesso anche le zone, diciamo, più nordiche, scandinave. Questo mi lascia intuire una guerra di cui non ricordo nulla, ma evidentemente c'è stata, contro i Sassoni, dove sono uscito vincitore, e anche gli alemanni sembrano quasi, a parte Campus Marcomanni, quasi interamente soggiogati. È una partita che effettivamente rispecchia i valori di questo gioco, perché qui sei in guerra costante, in questa zona della mappa, al centro dell'Europa, sei proprio sul punto di passaggio delle migrazioni, dei contrattacchi romani, quindi sei in un combattere continuo. Probabilmente anche qui sono andato un po' troppo di fretta, volendo coprire più posizioni possibile, perché le città sono ancora abbastanza... insomma, sono poco sviluppate sostanzialmente, guardate questa per esempio, e anche le unità. Ma d'altro canto c'è da dire che quando sei bersagliato costantemente di attacchi, invasioni da ogni fronte, fai anche più fatica a svilupparti, perché le tue risorse economiche vanno nella creazione di truppe anziché investirle in edifici che possano migliorare aspetti come il commercio o anche proprio lo sviluppo delle truppe stesse. Bisogna trovare un compromesso e non è una cosa semplicissima. Passiamo al prossimo scenario. Ok, questo è interessante. Roxolani, fazione della Sarmazia, largamente intesa. Questa è una campagna tosta, ragazzi. Guardate nella mappa dove sono andato a finire. Controlliamo un attimo la diplomazia, cosa che non ho ancora fatto fino a questo momento. Ah, ecco perché. Perché mi sono alleato con i Sarmati, che è un'alleanza fisiologica, perché in quest'area imperversano gli Unni, che partono da poco più in alto. Unni ai quali sono scampato in qualche modo, e quindi come unica bisettrice di espansione mi era rimasto calarmi via mare e sbarcare nell'Anatolia ai danni dell'Impero Romano d'Oriente. Che adesso io non so se sono riuscito a spostare. Sì, ho spostato la capitale per evitare più disagi a Sinope in Anatolia, in una posizione più centrale rispetto a questo strano dominio che ho tutto attorno al Mar Nero. Ma sinceramente, ragazzi, anche qui non è una partita, così come la vedo, destinata a durare granché, perché abbiamo il mostro. Abbiamo i Sasanidi, che da Oriente, che sono questa fazione persiana molto molto forte nel gioco, che hanno veramente delle dimensioni ragguardevoli e una capacità anche militare notevole, con una cavalleria assolutamente devastante, e che sono in procinto di bucarci da tutte le parti. Però siamo alleati, ma non durerà, fidatevi, è una partita che secondo me, per come l'ho impostata, ecco, non provateci voi a casa, nel senso che se dovessi riprenderla adesso io non so, così messo, se farei una buona fine, perché anche l'Impero Romano d'Oriente, seppur martoriato, qua guardando sempre nella mappa vedo che c'è anche una fazione ribelle, appunto Romani d'Oriente ribelli. Tuttavia le unità sono buone, ora che riusciamo a prendere le altre città la vedo dura, anche perché abbiamo dei soldati anche qui che non sono proprio il massimo, tanto che sono dovuto andare ad implementarli con della fanteria romana mercenaria per sopperire, diciamo così. Però è anche questa una strategia che alla lunga non paga, perché costano l'ira di Dio e vanno a inficiare su delle casse. Infatti siamo anche dal punto di vista economico in perdita, anche se non di tantissimo, non di tantissimo. Probabilmente basterebbe eliminare qualche truppa in più per rientrare nei ranghi,
È una situazione però comunque io ragazzi questa la vedo molto molto complicata. D'altro canto le fazioni barbariche da un certo punto di vista sono più difficili di quelle romane, da un certo punto di vista. Lasciate stare le didascalie, inizio gioco, inizio facile, inizio difficile, perché in realtà conta la qualità delle truppe che hai in questo gioco, cioè almeno ha un peso specifico. L'impero romano d'occidente perderai una valanga di territori, ma se riesci a radunare le truppe che hai avrai comunque una delle fanterie più devastanti del gioco, punto. Quindi se ti asserragli all'inizio e magari ti contieni, io ci avevo anche provato, rimane il fatto che farti fuori completamente è piuttosto difficile, mentre se sei Roxolani è abbastanza facile, tutto sommato. Questa è la grande differenza. Il prossimo, eccoci qua. Beh ragazzi, questa è una partita molto vecchia, più scendo con i salvataggi chiaramente e da più prima provengono, è una partita praticamente vinta, direi. Siamo l'impero romano d'occidente, anche se abbiamo giocato sì un po' di più questa volta, credo una sessantina di turni se calcolo bene, e come vedete abbiamo un impero di dimensioni ragguardevoli, per come dicevo prima, insomma l'esercito romano parte già in una condizione molto favorevole rispetto ad altre fazioni. Certo ci si sarebbe potuti espandere anche di più in questi turni, ma perché alla fine con buona parte di queste province partiamo già allo start. Sì, siamo sbarcati in Italia, questo è vero, anche in Africa quasi arrivando a Cartagine, sto guardando la mappa, e però la maggior parte del tempo l'ho spesa a annullare fondamentalmente i Sassanidi in una guerra lunghissima che ricordo ancora da momenti veramente veramente epici. Qui c'è anche una ribellione, vedete, in procinto di scoppiare, ma insomma non è un grosso problema. Tutte le città sono ben protette dalla guarnigione, ho avuto la premura di lasciare un esercito abbastanza consistente praticamente ovunque. La religione che ho imposto è quella cristiana e ci vuole probabilmente un po' di tempo prima che questo come dire attecchisca a pieno, ma insomma questa grosso modo è una partita vinta. Non vedo come andando avanti nella partita uno possa perdere una situazione così ben avviata. Siamo in guerra con l'impero d'occidente e questo ragazzi è inevitabile, perché si parte come alleati ma vi attaccano matematicamente, ma semplicemente perché si viene schiacciati, specie nel caso dell'impero d'occidente, dalle fazioni barbare che sopraggiungono. E invece se sei quello d'occidente, quello d'oriente ti attacca perché sì, non ci accade sempre, non ci sarebbe una reale ragione, converrebbe per i primi almeno 50 turni rimanere alleati a entrambi, ma questo non accade mai, salvo giocare a facile o strafacile o insomma le modalità più semplici di gioco. Questa è la situazione, spero che il filmato vi abbia divertiti. Devo ancora prendere maggior confidenza con alcuni programmi di registrazione del computer, sto usando questo qui orrendo che mi lascia la scritta sopra eccetera, ma insomma spero comunque vi siate divertiti. Io vi saluto, vi ringrazio di aver guardato questo video e alla prossima.